come si vlogga. Ciao ragazzi, finalmente posso dire bentornati a un nuovo video. Penso che siano almeno 3 settimane che non mi metto la telecamera in faccia, che non uso la telecamera, che non faccio video, non faccio niente, perché queste 3 settimane sono state pesantissime all'università. Gli ultimi giorni che sono appena passati sono stati dei giorni stressantissimi, non ho neanche avuto la possibilità di postare su Instagram. Ho avuto 4 progetti da consegnare, ho dormito pochissimo, ho passato tipo 12 ore sempre seduta su una scrivania tutti i giorni. Diciamo che non sono stati dei giorni così eccitanti e la verità è che mi siete mancati, perché sia su YouTube che su Instagram avete continuato a farmi domande, richieste, eccetera eccetera, e io non avevo neanche il tempo di rispondervi. E quindi per farmi scusare oggi ho deciso di prendere la telecamera in mano, non importa cosa succede, non importa che non abbia niente di speciale da fare, non importa che il tempo non è un granché, non importa niente, l'importante è che prendo la telecamera in mano e che passiamo, diciamo, un po' di tempo insieme. E penso che proprio quello che farò è filmare nel modo più semplice possibile questo video, in modo tale da metterlo, da pubblicarlo il prima possibile. Sono successe un po' di cose in queste 3 settimane, di cui vi aggiornerò nel corso della giornata, ma prima, come al solito, pensiamo alla colazione. Giusto per la cronaca, comunque sto bevendo il chai tea latte, di cui sapete sono ossessionata se seguite da tanto il mio canale, e vi ho aggiunto un po' di latte di soia perché è ancora molto più buono in questo modo. Allora, che cosa voglio per colazione? Una banana, una mela, yogurt, latte di soia, e nella mia amata scorta di semisemini e cereali oggi scelgo noci pecan, semi di chia, poi cannella, polvere di maca e polvere di carruba e anche un po' d'avena, va? Bene, adesso non mi resta che assemblare. Ho qua con me lo yogurt di soia. Siccome è un semplicissimo yogurt bianco di soia non zuccherato, decido di condirlo e addolcirlo con ingredienti più naturali del classico zucchero che mettono pieno di conservanti e di schifezze di solito nello yogurt. Se ce l'avete vi consiglio di usare ad esempio sciroppo d'acero o sciroppo d'agave, ma dato che io non ne ho, decido di fare una specie di yogurt al cioccolato mettendovi la polvere di carruba e la polvere di maca. La polvere di carruba infatti è la versione più naturale e senza caffeina del cioccolato e quindi darà il sapore cioccolatoso, e il maca è un superfood che fa benissimo soprattutto per regolare gli ormoni e che ho comprato e che mi sta piacendo molto, non è diciamo terribile e disgustoso come la spirulina, e che dà un sapore un po' caramelloso al composto, e quindi facciamo una specie di yogurt al cioccolato e caramello. Che vogliamo di più? Dovrebbe venire così. E adesso non mi resta che aggiungere la frutta. So che verrà un casino questa ciotola, vi prego, stavolta non considerate l'estetica. Le banane, poi la cannella, poi i semi di chia, che sono ricchi di omega 3 e di omega 6, quindi fanno bene, un po' di avena, e per finire un po' di noci pecan sviluzzate. E tocco finale, latte di soia, per rendere il tutto molto molto più cremoso. Ta-da! So che non è, diciamo, la cosa esteticamente più carina del mondo, non mi ci sono neanche impegnata, ma vi prego, capitemi, dopo una settimana di inferno non ho assolutamente voglia di pensare a rendere i piatti carini. Foto di Instagram fatta, si mangia! Il programma di oggi. Allora, ci sono 4 cose che oggi voglio fare assolutamente. La prima, mi dispiace dirvelo, è quella di pulire casa, ma penso questo non vi interessi assolutamente. La seconda è quella di andare a fare la spesa e devo comprare soprattutto frutta perché mi è finita. E qui la domenica i supermercati sono tutti chiusi. Il sole va e viene e io non so come fare. Poi ho quasi completato il mio bullet journal, il che è fantastico perché non mi capita quasi mai di completare completamente un quaderno. Oh mio Dio, questo sole! E quindi ne voglio comprare uno nuovo online. E poi voglio andare in palestra. È più di una settimana infatti che non ci vado. E vi giuro, non vedo assolutamente l'ora di andarci e muovermi un pochino. Molti di voi infatti mi hanno chiesto perché vada in palestra e che cosa faccia in palestra, e se un giorno di questi potessi filmare una workout routine. Allora, ci sono 2 ragioni per cui vado in palestra. Una, perché stando all'università
necessità tutti i giorni seduta su una sedia, il mio corpo ha assolutamente bisogno di muoversi, anche solo 30 minuti. 2, perché mi fa stare bene, quando ci vado mi sento molto più produttiva, molto più felice, ma quello è naturale perché quando si fa attività fisica si liberano endorfine, e in generale mi sento molto più forte, mi sento meglio con la schiena, mi sento meglio con le spalle, mi sembra che sto più dritta, ed è un benessere quindi generale, ed è questa la motivazione appunto che mi fa andare in palestra più o meno 2-3 volte, quando capita per miracolo anche 4 a settimana. Quello che faccio in palestra però non è quello che fanno di solito tutte le ragazze che si ammazzano di cardio, mi sembra, sul tapirulan. Non mi piace andare sul tapirulan, non mi piace fare la cyclette ferma, cioè se devo pedalare voglio pedalare all'aperto, se devo correre corro all'aperto, se devo nuotare nuoto in acqua, nel mare. Quello che faccio sono semplicemente gli attrezzi e mi piace perché mi rilasso, è 1 ora 45 minuti che dedico solo ed esclusivamente a me stessa. E sì, questa è la ragione per cui vado in palestra, non per avere un fisico da modella, non per apparire come qualcuno, ma per semplicemente sentirmi bene. Faccio quello che mi piace, naturalmente mi fa piacere cominciare pian piano a vedere qualche risultato, però penso che se volete cominciare a fare uno sport e non vi piace o non trovate la motivazione per farlo, l'unica ragione è perché non state facendo quello che vi piace. Trovate quello che vi piace, trovate quello che vi fa stare bene e vedrete che la motivazione verrà da sola. Inoltre ci tengo a dirvi anche che da quando un anno e mezzo fa, anche di più, ho intrapreso questa alimentazione mangiando cibo molto più semplice, molto più naturale, molto più facilmente digeribile, il mio livello, possiamo dire, di energia è aumentato tantissimo. Prima, anche per le intolleranze che avevo, mi sentivo sempre stanca, non avevo mai voglia di fare assolutamente niente, 5 ore di scuola mi distruggevano e tutte le volte appena tornavo a casa mangiavo e poi mi mettevo a letto almeno per 2 ore, non riuscivo veramente a muovermi, era uno strazio veramente. E da quando ho cominciato a intraprendere piano piano una dieta più naturale, mangiando cibo, possiamo dire, vero, il cibo, diciamo, che la natura ci offre così com'è, come frutta, verdura, riso, pasta, cereali, mi sento così energica, così piena di energie, che stare a casa, sinceramente, anche solo l'idea di stare a casa senza fare niente mi fa diventare pazza, perché mi voglio muovere, voglio fare le cose. Dunque, se vi sentite stanchi o affaticati, io vi consiglio 2 cose da fare. La prima cosa è quella di provare a mangiare cibo più naturale, più intero, possiamo dire, meno processato. E secondo, fare il test delle intolleranze, perché io da quando ho rimosso, diciamo, glutine e lattosio dalla mia vita, la mia vita è cambiata da così a così. Quindi ho fatto questo discorso che probabilmente è durato troppo. E quindi quello che farò adesso è filmare una piccola clip che devo finire per il prossimo video che uscirà prima di questo, e poi mi vesto per andare in palestra. Ah, sono appena tornata, come potete vedere dal fiatone, perché ho fatto 4 piani di scale. Oggi ho allenato le gambe e i glutei, sono stata circa 50 minuti, adesso è 1:40 e sto morendo di fame. Prima però di passare al pranzo vi voglio mostrare qual è la mia ossessione del momento. Praticamente ho scoperto un'applicazione che è sempre stata sull'iPhone ma che non ho mai usato, ossia i podcast. Per chi non sapesse che cosa siano i podcast sono praticamente come degli episodi fatti da persone famose, blogger, qualsiasi persona che abbia un business, scrittori, attori, non so chi altro. Comunque sono dei discorsi che durano circa 1 ora, 1 ora e mezza e che sono come degli audiobook, ossia dei libri ascoltabili. Parlano di un determinato argomento e lo approfondiscono appunto per 1 ora, 1 ora e mezza e sono un'ottima alternativa alla musica. Quindi quando non ascolto la musica, quando cammino oppure quando sono in palestra, ascolto i podcast. E i miei preferiti al momento sono 3, l'unico problema è che sono tutti inglesi, ma comunque ve li lascio qua sotto in descrizione, perché mi sta piacendo tantissimo, imparo un sacco di cose perché ogni giorno c'è un argomento diverso e il tempo passa molto più velocemente, proprio come se ascoltassi la musica. Fuori si muore di freddo, ma qua dentro si muore di caldo. Pensiamo al pranzo, va? Mi piace questa postazione. Allora, come ho già detto, un'altra cosa che dovevo fare oggi era fare la spesa, ma dato che il mio frigo non è molto grande, questo significa che devo finire un po' di cose che ho nel frigo in modo tale da lasciare spazio per il nuovo. Quindi, che cosa abbiamo oggi?
Allora, ieri ho cucinato zucchine e fagiolini. Poi ho un po' di barbabietole da finire, un avocado che fortunatamente è maturo, il mio amato tahini, che sarebbe salsa di sesamo, cetriolo, spinaci, lattuga, limone, un pomodorino. E poi mi inventerò qualcos'altro. Volevo cucinare un po' di riso e farlo col tahini, perché la combinazione riso integrale e tahini è fantastica. Però ho troppa fame e ho troppe cose da fare, quindi penso che opterò per dei legumi. Anche perché dal momento che sono appena tornata dalla palestra, pensiamo un po' a fare un piatto proteico. Quindi ci vediamo al risultato finale. Ta-da! Diciamo che sono molto soddisfatta del risultato. Come potete vedere, ho messo insieme tutti gli ingredienti e ho aggiunto dei ceci che mi erano rimasti nel frigo e anche dei fagioli neri. Quindi, cominciando come al solito in senso orario, qui abbiamo cetrioli, pomodorini, fagiolini, fagioli neri, ceci, zucchine, limone, barbabietola, avocado. Ma ancora non è finito, perché devo andarvi a mettere la mia salsa tahini. Adesso il piatto è completo, vi ho aggiunto come potete vedere la salsa tahini, che a mio parere sui legumi e sul riso, come ho già detto, ci sta benissimo. L'ho fatta semplicemente mescolando la salsa di sesamo con dell'acqua e del limone, e quindi adesso mi pappo questo pranzo. Perdonate se vi dico che mi sono scordata di vloggare. Sono le 7.35 e vi aggiorno un po' su quello che è successo questo pomeriggio. Praticamente delle mie compagne mi hanno invitato ad andare a vedere una specie di mostra che si trovava qua al centro, e quindi subito dopo mangiato mi sono vestita e sono andata a raggiungerle. Il fatto è che ci abbiamo messo tantissimo per arrivare. Quando siamo arrivati c'era tantissima, tantissima fila. E io ho provato a stare un pochino, ma poi dovevo fare la spesa, mi servivano un po' di cosucce, e quindi sono tornata indietro. E dunque, diciamo, questa uscita è stata un po' un fallimento. Però almeno mi sono fatta una bella passeggiata, mi sono fatta una chiacchierata e poi sono andata al supermercato a comprare quello che mi serviva. Il problema è che ho già rimesso tutto a posto, quindi non mi va di ritirare tutto fuori per farvi vedere quello che ho comprato. Ma comunque ho comprato tanta tanta frutta, tanta verdura, ho comprato un po' di legumi che mi servivano, l'avena che era quasi finita, perché questa settimana ho fatto molto spesso il porridge di mattina per colazione, e poi ho comprato anche una cosa, una piantina di basilico, e non posso essere più contenta perché fa un odore eccezionale in camera. Ma la cosa più bella di questa stanza penso che sia il mio cesto di frutta. Ho comprato anche un bel meloncino, poi ho banane, arance, mele, avocado e tutto qua. Però sì, quando il mio cestino è pieno io mi sento realizzata. Poi qui ho messo l'avena, come potete vedere sto utilizzando i barattoli che precedentemente avevano i legumi come barattoli per mettere i miei semi, e devo dire che li adoro, li trovo molto carini e mi piace avere tutto ordinato qua sulla mensola. E quindi niente, adesso finisco un po' di cose da sbrigare e noi ci vediamo per cena. Ciao! Ecco come stanno le cose. Oggi pomeriggio, dopo essere tornata da fare la spesa, ho assaggiato un'arancia che ho appena comprato e ho realizzato che ho comprato delle arance veramente buonissime. E mentre decidevo che cosa fare per cena, non facevo altro che pensare a quelle arance, e quindi è venuto fuori il mio lato pigro e praticamente ho concluso col fare un'insalatona crudista che personalmente io adoro, ma che mi dispiace mostrarvi perché di solito quando faccio i What I Eat in a Day parto sempre che voglio fare mille ricette super carine, super colorate, che per carità sono carine e colorate, però almeno fare cose diverse e che di solito non si vedono in giro. E invece quando non vloggo faccio dei piatti fantastici, e invece quando vloggo vado sempre sul basico. Perdonatemi, sono una persona incredibilmente basica che ama i sapori semplici. Praticamente oggi al supermercato ho trovato anche i finocchi, che qua costano tipo 4 euro l'uno, invece stavolta costavano intorno a 1,39, quindi li ho comprati e avevo troppa voglia di fare finocchi e arance. Quindi ecco la mia insalatona crudista, che non è completa, non è solamente questa, questa è solamente per la foto di Instagram. E quindi, cioè, la cosa più semplice del mondo, ho semplicemente finocchi, cetrioli, carote, mele, arance e spinaci e mandorle. Quindi questa sarà la mia buonissima, super nutriente, super leggera cenetta. E poi vedrò se nel corso della serata mi farò qualche snack
un po' più elaborato, perché a volte queste insalate mi saziano tantissimo, a volte non mi saziano per niente, a volte ho fame dopo un'ora, a volte invece non voglio più vedere cibo, però niente. Anche questa volta è andata così. Naturalmente, vivendo in una stanza di 8 metri quadri e non avendo tutti gli strumenti da cucina a disposizione, non cucino e non faccio cose elaborate spesso quanto le faccio in Italia. Però comunque posso dire che sto variando tantissimo in questi giorni, non oggi però, questi giorni sto variando tantissimo, e mi fa piacere che i commenti siano tutti positivi su questi What I Eat in a Day, perché ho veramente tantissime altre ricette da farvi vedere. Quindi tenetevi pronti, le ricette arriveranno, non vi preoccupate. È solo che sapete come va, cioè purtroppo vivendo in Erasmus, andando in università e tutto, devo un po' improvvisare con i video, non possono essere perfetti come lo sono di solito. A volte pianifico i miei What I Eat in a Day in modo da farvi vedere tutte le volte una ricetta diversa, a volte improvviso così come viene la giornata. Oggi è un giorno di quelli, però vedo anche che voi siete sempre contenti quando faccio questi video dove sono un po' più spontanea, diciamo, anche se sono sempre spontanea nei video, però dove sono un po' più cruda, possiamo dire. E quindi sì, questo video è andato così, ma comunque, cioè, è andato benissimo, perché io sono felicissima della mia cena e adesso mi gusto la mia amata cenetta, quindi... Mi sono fatta la camomilla e sono pronta per andare a letto. Oggi mi sono concessa una serata tutta dedicata a me stessa, mi sono fatta lo smalto dopo tipo 3 settimane, ho disegnato un po', ho finito di editare un video LOL che uscirà domani sul canale e che è praticamente il video subito prima di questo. E niente, io vi ringrazio per essere stati fino alla fine di questo video, che non è stato un granché, è stato semplicemente un giorno nella mia vita. Grazie per avermi seguito in questa giornata, possiamo dire. Vi prometto che ci saranno molti altri video con molti altri What I Eat in a Day, sicuramente molto più intriganti e elaborati di questo, ma per il momento io vi mando un grande bacio, vi invito a iscrivervi al canale se volete vedere altri video, mettere mi piace se questo video vi è piaciuto, commentare qua sotto e seguirmi sulle mie pagine Instagram, 2 pagine Instagram dove sono molto attiva e dove posto tutti i santi giorni, quindi mi raccomando, appena finito questo video andate sulle mie pagine Instagram. Ci sono tantissimi video che non vedo l'ora di farvi vedere, perché sono dei video veramente molto speciali. Vi annuncio anche che ci saranno delle collaborazioni fantastiche. Io vi mando un bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao ciao!